Sono Matteo Perlante, un alunno della quinta E. Oggi vi racconterò come uso la tecnologia durante la mia giornata. Io mi sveglio alle 7, mi lavo e poi vado a scuola. Quando finisco la scuola ritorno a casa e mangio, poi faccio i compiti e cerco anche nel mio PC qualche vocabolo di cui non conosco il significato. Quando termino i compiti prendo un po' il mio telefono e gioco un'ora e 15 minuti a Brawl Stars. Poi alle 17 faccio merenda e guardo la televisione in stanza da pranzo. E infine alle 20:30 ceno e quando finisco riprendo il mio cellulare e gioco ad Among Us una mezz'oretta. Ho scelto il point di cyberbullismo perché volevo approfondire l'argomento e far riflettere alcune persone che si sentono superiori agli altri. E, contrariamente a quello che pensiamo, i bulli sono quelle persone ferite dentro che pensano, che ingenuamente, che prendere in giro gli altri li renda di nuovo felici. Possiamo affermare le due cose diverse tra il cyberbullismo e il bullismo. Il cyberbullismo differisce soltanto dentro, perché è attraverso la tecnologia. Invece il bullismo ti può ferire anche fuori, perché il bullo potrebbe anche picchiarti. Ciao! Ciao, io sono Clelia e frequento il PON sul bullismo. Ho scelto questo PON perché mi sembra che tratti un argomento molto, molto istruttivo e anche perché mi piace molto la tecnologia, proprio perché si parla anche di cyberbullismo. Secondo me il bullo è colui o colei che ferisce una persona. Esistono due tipi di bullo, il cyberbullo e il bullo. Il bullo si manifesta non solo con le parole, ma anche con le botte, con le mani. E molto spesso non è nemmeno consapevole di esserlo. Invece il cyberbullo è consapevole di esserlo ed agisce prevalentemente con gli insulti, ma anche con foto tue che può postare dove vuole, che siano modificate. Il cyberbullo agisce attraverso dei dispositivi elettronici, come un tablet, un telefono, un computer. Le vittime del bullo sono persone deboli. Invece quelle del cyberbullo possono essere anche persone famose oltre che deboli, perché è più facile insultare, prendere in giro attraverso dei dispositivi elettronici. Ciao, mi chiamo Rebecca e sono della quarta E. Mi è stata data la possibilità di entrare in questo meraviglioso PON. In questo periodo stiamo facendo i bulli. Secondo me il bullo è una persona anaffettiva, cioè che non ha sentimenti e quindi sfoga la sua tristezza verso le persone, alzando le mani e prendendo in giro. Poi c'è il cyberbullismo, che quando si fa l'uso sbagliato dei cellulari, come mandando un messaggio cattivo a un'altra persona. Secondo me queste persone non ci dovrebbero essere, perché si sta molto male se è preso in giro.
Ciao a tutti, mi chiamo Andrea Nobile, frequento la quarta elementare della scuola Luigi Capuana, ex magistrale. Sto frequentando questo PON per approfondire il bullismo. Secondo me bullismo e cyberbullismo hanno un unico obiettivo, ferire le persone con le mani e con le parole. Invece cyberbullismo significa che feriscono le persone con attraverso la rete. I bulli, comportandosi così, si vogliono sentire forti, ma invece sono proprio dei codardi. Il motivo per cui ho scelto questo PON è stato perché mi ispirava molto il fatto di poter apprendere sempre di più il fatto del cyberbullismo e la tecnologia ai tempi d'oggi, i pregi e i difetti della tecnologia. È una cosa che secondo me un po' tutti i bambini dovrebbero sapere. Per navigare su internet con una sicurezza certa che non gli può accadere nulla. Il bullismo sono delle prepotenze o comunque dei comportamenti non giusti che vengono fatti verso persone più deboli. È sbagliato farli, ma non sempre si sa se il bullo è davvero un cattivo. Potrebbe essere che il bullo è semplicemente una persona debole, che a sua volta ha avuto delle prepotenze verso di lui e lo sta rifacendo verso un'altra persona per far capire come si provava. Quindi è importante sapere il bambino e la situazione del bambino e poi provare almeno a risolvere questo fatto. Ciao, mi chiamo Enzo Costarelli e frequento la quinta elementare. Scelgo di partecipare a questo PON in primis perché mi piace perché sapersi difenderci da un bullo oggi è importante, perché nella società in cui vivo è facile incontrarli e quindi conoscere e saper affrontare la situazione è altrettanto importante. Oggi il bullo viene definito come una persona prepotente e superiore, compiendo atti di violenza come calci, dando calci, pugni verso l'altro e il più debole, mentre il cyberbullo è colui che offende, ricatta e compie atti di violenza verbale. Verso la vittima tramite internet o social. Buongiorno a tutti, mi chiamo Giorgio Pennata e frequento la Luigi Capuana, ex magistrale della Quinta E. Ho deciso di partecipare a questo PON perché per scoprire in realtà un po' di tutto, perché mi interessa questo mondo, perché non solo può succedere ai deboli queste cose, ma può succedere anche ai forti, può succedere a tutti di trovarsi un bullo davanti e non sapere come comportarsi. Quindi ci sono due tipi di bullismo: il bullismo normale e il cyberbullismo. Il bullismo normale viene trasmesso fisicamente. Il bullo non è mai solo, è con i suoi due compagni, perché lui da solo non riesce a avvantaggiarsi e a maltrattare delle persone. E quindi viene fatto fisicamente a una persona soprattutto debole, che non si sa, non sa come muoversi. E poi c'è il cyberbullismo, invece il cyberbullismo viene tramite social. Il bullo registra tutto quello perché fa degli scherzi alla persona in cui vuole fare del male e nel frattempo la registra. E poi viene questo video viene inviato su tutte le piattaforme del cellulare. Io penso questo del bullismo perché mi piace molto questa comunque parlare di queste cose perché appunto come già detto può succedere a tutti, io penso questo. Salve a tutti, io mi chiamo Gianluca Lucini e frequento la quinta elementare sezione D. Io ho deciso di approfondire questo argomento in questo PON. Il bullo generalmente è una persona già picchia, già, che ha già sofferto da piccola.
per calmare la sua rabbia, decide di picchiare i più piccoli. Il bullismo e il cyberbullismo sono due cose diverse. Il cyberbullismo avviene tramite i tablet, i smartphone, i computer, eccetera. Invece, il cyberbullismo, il terrorismo ti può ferire al cuore, ti può ferire i sentimenti, proprio perché il bullo pub potrebbe pubblicare foto o qualcosa contro di te con gli altri. Il bullismo invece avviene nei fatti nella vita reale, viene nella vita reale, e il bullo ti potrebbe pure picchiare. Arrivederci. Buon pomeriggio. Buongiorno a tutti, io sono Alessandro Leto e ho scelto questo PON perché secondo me è giusto parlare del cyberbullismo e voglio chiarire queste notizie perché so che il bullismo è qualcosa di brutto, sono azioni cattive e io so tutto questo grazie al PON e alle mie maestre di scuola che sono riuscite a farmi capire fino alla quinta elementare queste brutte notizie che succedono anche con i bulli normali, che hanno avuto una brutta infanzia e vogliono sfoderare tutta la loro rabbia contro i più piccini. E secondo me non è giusta questa cosa. Per questo noi dobbiamo essere uniti e fermare queste notizie bruttissime che succedono. Perché i bulli non devono fare queste cose, anche se hanno avuto una brutta infanzia. Mi chiamo Mattia e frequento la classe quinta. Le mie maestre mi hanno proposto di fare un PON che parla del bullismo e del cyberbullismo. Io quando ho letto il titolo del PON mi sono incuriosito. Infatti ho accettato la proposta di frequentare questo PON. Abbiamo già fatto delle lezioni e abbiamo già fatto delle lezioni e abbiamo parlato tanto della differenza tra il bullismo e il cyberbullismo. Secondo me la differenza tra il bullo e il cyberbullo è questa. Il bullo offende dà calci e pugni, ma faccia a faccia. Invece il cyberbullo offende qualcuno tramite internet, infatti, ed è chiamato haters. Il cane. Alessandro era un bambino di 8 anni che aveva una gatta di nome Chloe e un cane di nome Rex. Alessandro, quando dava da mangiare ai suoi animaletti, lasciava sempre il suo cellulare incustodito. Essi lo usavano molto. La gattina lo usava per farsi le foto. Chloe era vanitosa e per cercare pose per sembrare più bella. Invece il cane, per imparare
a scavare meglio. Dopo molto tempo, la gatta Chloe e il cane Rex non poterono fare meno del cellulare, così persero i loro amici. A un certo punto il telefono si ruppe e rimasero senza far niente, e così si annoiavano tutto il giorno. Dopo un po' di tempo capirono l'errore che avevano commesso, fecero pace con i loro amici e non considerarono più il cellulare fonte della loro solitudine. Un giorno due api si riunirono per costruire un alveare. Avevano fatto tanto lavoro e avevano bisogno di distrarsi un pochino. Il giorno dopo trovarono una specie di quadro, ma con uno schermo azzurro e con una cornice nera. Le due pinne non sapevano cosa fosse e quindi provarono con le zampine a premere a caso. A un certo punto videro che lo schermo cambiò e videro tanti quadratini con diverse immagini. Cliccarono un quadratino con l'immagine di un'ape. L'ape più piccola disse: è un gioco con le api. Così le due trovarono un gioco per rilassarsi un pochino. Quel gioco ha unito ancora di più anche le altre api. Così tutti furono felici per questo bene prezioso che hanno trovato, cioè l'amicizia. Sopra un albero un gruppo di uccellini cantano maestosamente tutto il giorno. Anche se erano concentrati a cantare, non levavano gli occhi ad uno strano oggetto che alcune volte ballava e altre volte si illuminava. Il capogruppo così disse di andare a vedere cos'era quello strano oggetto. Mentre si avvicinava cautamente al telefono, esso iniziò a parlare. Diceva: «Ciao, come posso aiutarti?» Tutti gli uccellini tremarono, tranne uno, che disse all'oggetto: «Chi sei? Cosa vuoi?» L'oggetto rispose: «Sono l'assistente Google, il mio compito è quello di aiutarti». Così l'uccellino replicò: «Noi vogliamo che la nostra voce sia bellissima e che catturi l'attenzione della gente». Così Google gli fece vedere dei video su come rendere la voce più bella. Dopo un mese la voce di questi uccellini diventò sempre più bella e molta gente andò ad ascoltarli.